Il soldatino di piombo. Questa storia arriva da un tempo passato. Monu era un ragazzino che viveva con i suoi genitori in una grande casa. Adorava i giocattoli e ne aveva molti con sé. Ogni volta che arrivava in negozio un nuovo giocattolo, i genitori di Monu correvano a comprarlo. La sua stanza era piena di pupazzi, di bambole e di macchine da corsa. Un giorno, la madre di Monu gli comprò una scatola di latta. Mamma, cosa c'è lì dentro? Questo è per il mio dolce ragazzino. Sono i soldatini di piombo. Adesso hai un esercito tutto tuo. Ti proteggeranno, tesoro. Wow, un soldatino di piombo! All'interno c'erano 100 piccoli soldati fatti di piombo. Di questi 100 soldati, c'era un soldatino molto, molto particolare. Oh, mamma, questo povero soldato ha una sola gamba! Oh, per errore devono averlo messo qui! È difettoso, però. Lo dovrò restituire. No, mamma! Non è detto che essere diversi non significa che siamo cattivi o in errore? Quindi è solo diverso. Lui sarà il comandante. Il suo nome sarà Comandante Tin. Riposate tutti insieme. Non posso dare il nome a tutti, non saprò mai con quale soldato sto giocando. Ma saprò sempre che è il comandante Tin. Lui è un soldato speciale. Oh, figlio mio, ti ho insegnato bene. Hai ragione, non c'è un solo difetto in lui. È soltanto un po' diverso da noi. Lui è speciale. Monu amava il comandante Tin e lo teneva nello scaffale. Ascolta, comandante Tin, devi sorvegliare tutti i miei giocattoli quando io sono via, ok? Siamo una squadra, non ci lasceremo mai l'un l'altro. Monu, la cena è pronta! D'accordo, comandante Tin, dai, ci vediamo dopo cena. Tin amava il suo piccolo amico. Non appena Monu chiuse la porta alle sue spalle, tutti i giocattoli presero vita. Tin osservò tutti quanti. Il panda allungò la schiena. La giraffa cadde in un modo molto imbarazzante, si alzò e allungò il collo. La bambola, invece, ruotò la testa che era rivolta verso il lato sbagliato. Oh, che bello! Adesso giochiamo! Oh, dov'è Monu? Tu sei veramente distratto! Stava giocando con noi fino a pochi minuti fa! Oh, beh, io sono un pipistrello! Dormo durante il giorno! Non è colpa mia! Ma Tin aveva smesso di ascoltarli. I suoi occhi erano bloccati su una figura lontana e splendente. Eccola! Una bella ballerina di carta in un enorme castello. Aveva diversi brillantini sul suo vestito. Quello che brillava di più era un cuore rosso brillante proprio al centro del suo tutù. Ballava su un solo piede. L'altro piede era sollevato in alto dietro di lei. C'era un bellissimo laghetto proprio fuori dal castello. L'acqua brillava sul suo viso come la rugiada mattutina sull'erba. Tin non riusciva a vedere nient'altro. Wow! Non ho mai visto nessuna bambola bella come lei! Tracy? Sì, è lei! Lei sta sempre su un piede! È una ballerina determinata! Oh, mi dispiace! Non volevo mancarle di rispetto. Non sapevo di stare parlando ad alta voce. Oh, sei davvero un buon soldato! Umile e rispettoso! Sono onorato, signore. Grazie. Parlò solo di questo con il signor Delfino, ma il soldato non avrebbe mai dimenticato ciò che gli aveva detto. Tracy, la ballerina! Tin si rese conto molto presto di essere perdutamente innamorato di Tracy. La serata giunse al termine e tutti i pupazzi giocarono allegramente insieme. Tin non distolse il suo sguardo da Tracy nemmeno per un secondo. Devo andare a parlare con lei. Ma che cosa le dirò? Mi accetterà? Beh, almeno devo provarci. È meglio che stare seduti qui a pensare. Signor Delfino, mi aiuterai a scendere da questo scaffale? Devo andare a parlare con Miss Tracy.
Devo dirle cosa provo nel mio cuore. Certo. Ma se non ti dispiace, posso dirti una cosa? Certo. Tracy è la più bella ballerina in circolazione. E come vedi, tu sei un soldatino che hai solo una gamba. Pensi che lei ti accetterà? Mi dispiace per te. Anche se a me piaci, ma non voglio che tu resti deluso. Tu non devi scusarti. Hai detto la verità. Ma avere una sola gamba, amico mio, non significa che io non abbia un cuore. Lei merita di sapere quanto la amo. Non riesco a decidere cosa dirle. Può anche rifiutarmi se non se la sente. Ma lei deve prima saperlo da me, giusto? Non ho mai fatto questo ragionamento. Hai ragione. Ciò che gli altri pensano di noi non è importante. L'importante è ciò che pensiamo di noi stessi. Vai pure. Buona fortuna, comandante Tin. Tin fece un respiro profondo e si avviò verso la ballerina. Cadde un paio di volte cercando di saltare verso di lei, ma ogni volta si rialzava e saltava con la stessa energia. Finalmente raggiunse il castello. Era molto nervoso, ma era sicuro di quello che voleva fare. Dille solo quanto è bella e che ti piacerebbe conoscerla di più e frequentarla. Signorina, sono qui per dirle quanto io sono molto bello. Cosa? Oh, no, voglio dire, tu sei bellissima. Voglio dire, non che gli altri siano brutti, ma voglio dire che nessuno è brutto. Anche questo castello è bello. E anche questo stagno, la giraffa e il panda, tutte sono belle creature. Non che ti sto chiamando una creatura. Dovrei smettere di parlare. Devi essere il comandante Tin. Spero che tu non ti sia ferito. Tu, sei caduto un paio di volte. Oh, sì. È molto difficile camminare con una gamba sola. Sì, mi dispiace. Oh, non importa. Anche saltare è un buon esercizio. Sì. Tracy non riusciva a distogliere lo sguardo da Tin. Non aveva mai visto un soldato con una così forte volontà. Era davvero speciale. Tracy, sono venuto qui per dirti che sei la ballerina più bella che io abbia mai visto e se mi permetti vorrei essere un tuo grande amico. Grazie, comandante. Tin e Tracy passarono l'intera notte vicino allo stagno. Parlarono e risero. Fu la migliore notte per entrambi. Vieni, guarda i miei nuovi giocattoli. Ti presenterò il mio nuovo capitano. Lui è forte e bello. Capitano Tin. Oh, ma dov'è? Mamma, hai visto il mio capitano Tin? Quanti giocattoli. Oh, il soldatino. Aspetta, è rotto. Devo dargli un vero addio perché non serve più. Sì, mandiamolo via su una barca. Vai, piccolo soldato. Addio, buon viaggio. Oh, no! Che cosa? Ma dove sto andando? L'acqua scorreva a tutta velocità. Non c'era più niente che Tin potesse fare. No! Oh, no! Devo tornarmene a casa, dal mio amico e dalla mia amata Tracy. Ma prima che Tin riuscisse a pensare a qualcosa, stava di nuovo cadendo giù lungo il fiume. E il flusso dell'acqua era lento. Ma Tin non poté né girare la barca né saltare fuori. Sapeva che sarebbe annegato nell'acqua. Le ore passarono e il tenace soldato continuò a cercare di far girare la barca. Ma all'improvviso... No! L'acqua sfociò nel mare. La barca fu completamente distrutta. Il soldatino era fatto di piombo. Provò a nuotare, ma purtroppo non riusciva a stare a galla. Tin arrivò sul fondo del vasto mare. Oh, Tracy, sono molto dispiaciuto. No, io non mi arrenderò. Sono il capitano Tin. Trascorrerò il resto della mia vita cercando di raggiungere Tracy e Mono. Ma le sfide non erano ancora finite.
Mentre Tin si muoveva, saltava e cercava la sua strada, un grosso pesce arrivò e lo inghiottì in un sol boccone. Oh no! Stupido pesce! Io non sono il tuo cibo! Fammi uscire! Il tenace soldato continuò a muoversi dentro il pesce per uscire. Il pesce era così a disagio che arrivò alla superficie dell'acqua. E solo allora... Catturato! Oggi servirò del buon pesce! Il cuoco prese il pesce e lo portò in cucina per tagliarlo con un grosso coltello affilato. Oh! E che cos'è? Che cos'è questo? Un soldatino di piombo! Il cuoco lavò velocemente il soldato sotto il rubinetto. Voleva mostrare a tutti quello che aveva trovato. Dopotutto, un soldato era tornato dal suo viaggio. Ma Tin si sentiva diverso. Non si soffermò sul volto del cuoco, ma notò qualcos'altro. Perché questo posto mi sembra familiare? Come può essere? Forse ho battuto la testa troppo forte. Tin in realtà aveva ragione. Era già stato lì prima. Ed era tornato a casa. Nella casa dove viveva Monu e il suo amore, Tracy. Quello è il mio capitano Tin! Ieri lo avevo perso! Oh, grazie per averlo riportato indietro! Tin fu felice di rivedere Monu, ma i suoi occhi cercavano solo la sua cara ballerina. Ed eccola lì, in piedi, esattamente dove l'aveva lasciata. E lo aspettava. Mentre Tin la guardava, i suoi occhi non si muovevano. Non si rese conto che il cuoco scivolò, gettandolo accidentalmente nel fuoco del caminetto. No! Capitano Tin! Ma era troppo tardi. Il soldato ormai si stava sciogliendo, ma non provò dolore, perché continuava a fissare la sua cara ballerina. Anche Tracy non riusciva a staccare gli occhi da lui. Se solo lei avesse potuto raggiungerlo. Proprio in quel momento, Monu ebbe un'idea. Corse velocemente verso la finestra e l'aprì. Ecco, così il vento spegnerà questo fuoco. Ma il vento non poteva spegnere il fuoco. Quello che invece fece fu spingere la ballerina di carta verso il fuoco ardente. Oh no, Tracy! Tracy! Tutti i giocattoli osservavano mentre Tracy e Tin bruciavano nel fuoco. Avevano un bel sorriso che dipingeva i loro volti. Erano finalmente insieme. Quando la madre arrivò, il fuoco aveva bruciato sia la ballerina che il soldatino di piombo. Non rimase nulla di loro. Oh, mamma! Tracy e Tin si sono dissolti! Oh, mi dispiace tanto, figlio mio! Che cos'è quello? È un cuore! Era un cuore. Un cuore fuso fatto di piombo. Al centro c'era un piccolo cuore di colore rosso, proprio come quello che era posizionato nel vestito della ballerina. Questo è tutto ciò che restava di lei. Monu conosceva bene i suoi giocattoli. Sapeva bene cosa fosse successo. Sorrise e posizionò il cuore fuso nato dall'amore all'ultimo piano del suo scaffale. Nessuno poteva più disturbare Tin e Tracy. Sarebbero stati per sempre insieme e Monu non avrebbe mai più perso nessuno dei due. Tin e Tracy erano ormai inseparabili.